Buonasera ragazzi, ci siamo. Buonasera ragazzi. Eccolo. Allora, aspettate che vedete nero. Un attimo, mi sono scordato qua le robe. Indulè, eccolo qua. Allora ragazzi, io intanto vi do il benvenuto, mo lo vedete anche voi, sì. Siamo su Football Manager 2019. Oh, gioco che mi piace particolarmente, anche se è particolarmente incasinato, forse per quello che mi piace particolarmente. Quindi, oggi andiamo avanti con il nostro disastrato Verona. Siamo quarti in classifica, però c'è vari però, non è che c'è un però solo vari. Il primo però è che però, essendo però quarti però, diciamo che oggi ce l'ho con le ripetizioni, ce l'ho, diciamo che sì, siamo quarti, ma il problema è che il Perugia non capisco perché c'ha 5 partite giocate e cosa aspetta a giocare partite, 20 anni, cioè aspetta gli ultimi giorni e dice frega, non ho capito, comunque sta a 5, noi stiamo a 7, ne posso capire una meno, ma due mi sembra strano. Comunque abbiamo il Carpi che c'è a 12, è a pari punti nostri, però deve ancora giocarne una, quindi o la perde o ci saluta, anzi se vince va prima in classifica il Carpi, occhio. Il Perugia la deve giocare, se vince ci supera. La Cremonese, anche se, se la vince ci supera pure la Cremonese. Se la Salernitana la vince va a pari, ragazzi, siamo nelle peste. Quindi bisogna sperare che anche gli altri perdano un pochino. Noi, nonostante il nostro disastrato Verona di giocatori presi e dati in prestito, squadra che come sempre dico fantasma, noi nonostante questo qualcosina lo facciamo. Sono diciamo anche abbastanza meravigliato perché mi aspettavo di perderle quasi tutte. E invece diciamo che se noi andiamo a vedere il calendario, io conto anche le amichevoli perché comunque è una dimostrazione, vedete che le abbiamo vinte quasi tutte. Poi abbiamo vinto quella con la SPAL, che è prima, che è in Serie A, quindi non era affatto facile, 3-2, ma anche se c'è andata di fortuna, Poi con la Serie B l'abbiamo vinta praticamente, a quella Palermo abbiamo vinto la prima. Poi con Lecce abbiamo vinto, col Foggia abbiamo pareggiato, col Venezia abbiamo vinto, perché credo che sia il Venezia delle ultime in classifica, quindi va bene. La Cittadella dovevamo vincere, secondo me. Io mi facevo più forte. Abbiamo perso, è stata la prima partita persa, poi Ascoli abbiamo vinto, Padova c'è oggi, che Padova? Dov'è Padova? Sotto. 14esimo, e il Padova ne ha perse due sole, però occhio, quindi non è combattuta. Noi ne abbiamo vinte tre, pareggiate tre, sconfitte una. Quindi diciamo che noi ne ha fatte 6, noi ne abbiamo fatte 3, ne abbiamo fatte 7, 3-3. E lui 1-3-2. Però un'altra deve giocare. Se chiappa un'altra sconfitta, non recupera più il Padova. Mi dispiace. Noi dobbiamo vincere per far punti. Perché la quarta io ora che non la teniamo. C'è troppe. Poi dopo cosa abbiamo? Dopo abbiamo la Spezia, che sicuramente, dov'è la Spezia? Ci bastonerà. Con questo sentore. No, però anche la Spezia fa, è ancora peggio. Quindi io pensavo la Spezia fosse forte, quindi questa si dovrebbe, speriamo di vincerla, la Spezia si dovrebbe vincere. Carpi secondo me si perde, perché il Carpi, minchia, non ne ha pareggiata nessuna, ne ha vinte 4 e ne ha sconfitte 2, quindi se si vince si perde. Pescara è abbastanza in basso e Cremonese è sotto di noi di 2 punti soli. 3 vittorie, quindi come noi, però noi abbiamo fatto 2 pareggi in più praticamente, e lui invece ha fatto 2 sconfitte in più.
dipende anche quanto chi è andato. C'è da vedere. Che se io, diciamo, la mia nemesi è Brescia Cittadella, che a questo punto pensavo fosse debole la Cittadella, invece mi sa che è forte perché ne ha pareggiata solamente una. Vittorie 4, sconfitte 2. In realtà, quello con meno sconfitte, no, c'è il Perugia che sta a 0 sconfitte. Peccato, penso di essere quello con meno sconfitte di tutti, no, e invece no. Quindi noi dobbiamo ancora dimostrare il nostro valore nel tempo. Il problema è che non abbiamo valore, perché non abbiamo giocatori. Sono tutti mezzi acciaccati, sono tutti presi in prestito. Le punte non le abbiamo e le ali nemmeno. Yuhu. Quindi che bello, sono veramente contento. Soldi non ne abbiamo, quindi l'unica cosa è riuscire a vendere. Io ho la mia lista nera che è Krupta, Carmine, Lee e Pazzini. Pazzini è il leader, non lo possiamo vendere, però perlomeno Lee e anche Carmine credo sia leader, se non mi sbaglio, se è leader in seconda, però io lo voglio vendere, non ce la faccio a tenerlo. Quindi io vorrei vendere Tupta, Carmine e Lee. Tupta dicono che è promettente, sarebbe meglio non venderlo, ma io tanto poi a fine stagione me ne vado, perché a me sta squadra. Cioè, tutte le squadre le puoi sistemare, però devi avere un budget. Se il budget non ce l'hai, le squadre non le sistemi. Cosa fai? Purtroppo c'è la dirigenza che è sovrana, non è come su FIFA che c'è soldi. Per esempio, prendi il Brescia c'hai, mi sembra, 9 milioni. Te vendi tutta la squadra, ti compri, te la puoi ricomprare, magari metà squadra te la vendi sicura, però insomma, ti puoi un attimino arrabattare. Qua non puoi fare niente, io qua ne ho comprati due, punto, finito. E che ci faccio? Quindi c'è da tenersi quello che abbiamo, io cercherò di vendere lì, che tanto è una punta, non fa niente, non ha mai fatto mezzo gol. E è richiesto da tutti, quindi ragazzi, qua Mila, Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Sampdoria, Torino, Udinese, perché è, dice che è promettente, però mentre il promettente a me mi serve ora, uno che faccia gol, no? No, tra un anno io non ci sarò più nel gioco, speriamo nella vita, sì, e quindi, che non si sa mai, e quindi, niente, questa è la situazione. Io sto cercando di vendere almeno due giocatori per tirare su 2 lire per comprarmi una punta decente e un'ala esterna decente. Vedremo. Tra quanti giorni? Lunedì 8, siamo al 29. Ah, c'è un po' di giorni allora. Di certo una gara interessante a Verona Padova. Sì, qui hanno già preso i biglietti. Spero anche che sia interessante. Poi se c'è una partitella con il Padova. Allora, buoni, buoni un attimo. Calendario. Il Brescia ha perso con l'Ascoli. Buoni, buoni. Allora. No. Competizioni. Il Brescia ha perso con l'Ascoli. Quindi l'Ascoli è andato su, ma non influisce. Il Brescia è rimasto a 15. Che vabbè, tanto non lo recupereremo mai perché secondo me è troppo forte. Però intanto la stoccatella gliel'ha data. Ottimo. E tanto lui se sale non ci interessa. Quindi va bene. Guarda che mi faceva vedere. Questo che cos'è? Ok, questo è l'under, non mi interessa, fate voi. Io devo scegliere di partire. Rapporto, staff, no, allenamento, no. Calendario, Trupta, lista cedibili, sì, caro. Rifiutato perché voglio di più. Carmine. Il nostro Carmine vorrebbe andare al Perugia? No, ma no, è il nostro Carmine. In prestito dal Perugia sarà acquistato definitivamente. Ma da me? Ah, in prestito, no, ma in prestito dal Perugia? Ma non è quello che il Carmine che ho io, scusate.
Samuel di Carmine, 30 anni, non lo facevano trentenne. Ma scusate, chi è che ha ordinato la vendita? Perché voglio sapere anche quanto. C'è qualcosa che non mi quadra, perché qui fanno un po' troppo come gli pare. Allora, di Carmine, Perugia, quindi andiamo al Perugia il 17-1, no, l'1-7-2019. Per 2,5 milioni. Beh, non sembra tanto 2,5 milioni se vale 1 e 2. Luca Ceroni l'ho preso io. Il 3-7, va bene, sì, praticamente va bene. E qui ho rifiutato il trasferimento per Tupta che ci è rimasto pure male. Quindi di Carmine, ciao. Però, ma 2,5 mi sembra tanto. Vabbè, comunque, importate che ti viene Tupta. Appena offrono, io ho messo 190. Vale 185. Appena mi offrono, saluti e baci. Allora, qua cosa abbiamo di buono? Una stella, no, dovrei qualcuno no, non presentabile, no, che chiedere troppo, però qualcuno che possa fare da sostituto nel momento del bisogno. Mombungo, 20 volte che ti venga a trovare Mombungo, sei sempre lì. Niente ragazzi, purtroppo qui è un po', siamo un po' senza uscita da questo cane che si morde la coda. E che se non hai soldi non ti puoi muovere, se non ti puoi muovere non ti puoi migliorare. Quindi vedremo a gennaio, eh. Ah, eccolo qua, Ascoli Brescia 1-0, Cittadella Crotone 1-1, quindi ha pareggiato la Cittadella che è sopra di noi bene. Salernitana Cremonese 3-3, va bene, a me mi interessavano questi due, Brescia e Cittadella. Quindi il Brescia ha perso, è rimasta 15 e la Cittadella, dov'è? La Cittadella è rimasta, andata da 12 a 13. Quindi se noi vinciamo questa, ragazzi, si va a 15. Però abbiamo una partita in più. Però si va a 15 e andiamo a pari merito col Brescia con una partita in più, però, occhio. Se invece non vinciamo, ci affondano. Perché una volta ci può andare bene, che gli altri pareggiano e perdono, due volte no. Venezia e Benevento ha vinto. Quindi il Benevento è un'altra che mi potrebbe dar fastidio. Vediamo un po'. No. No, vedete, sì, però se vinceva andava a 12, eh. Quindi andava a pari merito. Bene che stia in basso, bene che stia in basso. Ok. Per il momento ci sta andando bene anche le altre partite. Allora, io vorrei sapere se allenamento come sta andando, perché mi stanno un po' massacrando, eh. Poi se arriva alle partite che non ce la fanno a fare niente. Calendario di allenamento, dove siamo qua? Mi fa vedere tutto, le robe già fatte. Siamo al 30, 22, 25, 30, siamo qua. Ho capito, più in basso non mi fai vedere? Scusa. 30. Possesso palla. Allora, io... Vediamo un po'. C'è da farli riposare un po', perché secondo me li ammazzano così. Vediamo come stanno in questo momento.
Oddio, un po' più che altro qualcuno qua e là, ma pensavo peggio. Allora, te fate un giorno di riposo, perché vedo che c'hai la forma partita proprio zero. Se io ti faccio stare un giorno a casa, recuperi anche la forma partita. Perché la Guse era già... Mamma mia, quanti però, ragazzi. A parte portieri, basta che stia bene il mio, Foresto. Anzi, Cambulla, che si è sempre andata bene, ora comincia già a essere rotta a 18 anni, eh. Dai, un giorno di riposo, se no ti rimando all'under 20, eh. Cambulla, non è malvagio, per essere un esordiente. Munari c'è un anno di ore di riposo. Dai, riposati 3 giorni. Visionato pure. Ok, noi andiamo avanti, vai. Poi vorrei fare anche un po' di colpi di testa, in realtà. Allora, chi cazzo è questo? Del Cosenza, ci credo che ha vinto con 1-0. Che roba c'è? No, mi piacerebbe sì, e chi ce l'ha i soldi? Poi questo fa punta, fa ali, tutto. Questo mi servirebbe proprio. Poi sai, glielo levi e non ce l'ha più, eh. Cosa fallita? Non c'ho i soldi, non c'ho soldi, dove vado? È inutile fare proposte. Ma non ce l'abbiamo, vedrai. Allora, Leo Seng affronterà a pleno vento della Corea del Nord. Venezuela affronterà il Turkmenistan il 10 ottobre. Vabbè. Allora, io volevo modificare un po' allenamentos. Allenamento e... Ma perché mi dai sempre roba già passata? Ma non me la dare, no? Scusi, no? Allora, io volevo... Quando è la partita? La mia partita? 30 settembre, 1 ottobre. Vorrei fare... Questo invece che fisico vorrei fare colpi di testa, perché ci ritroviamo molte volte angoli offensivi. Eccolo qua, colpo di testa. Perché ci troviamo molte volte a fare gli angoli, non facciamo mai niente. Poi un'altra cosa, molte volte tiriamo troppe volte fuori dallo specchio della porta. Quindi bisognerebbe, secondo me, tirare un pochino meno, finalizzazione. Occasioni, finalizzazione vorrei fare, perché bisognerebbe un attimino un pochino più cioè tirare un pochino meno e concludere un po' di più. Questo bisognerebbe fare, che facciamo una marea di tiri tutti fuori dalla porta.
Cos'è? Vabbè, ma quello fatelo voi, no, no, vadi, vadi. Con la varesina. Non la conosco la varesina. Conosco un'altra cosa. Ina. Poi Lecce 2-4, il Perugia ha vinto. La Spezia ha pareggiato col Pescara. Ok. Quindi siamo quinti, maledizione. Il Carpisce no, siamo quinti però sempre a 12. Chi è che ci è passato avanti? Niente, il Carpi ci ha pareggiato, quindi siamo scesi di uno per il Carpi. E la Cremonese a 10. Va bene, qui ho già modificato. Lecce Perugia. Ok. Cos'era? Luca Martella ha firmato un nuovo contratto fino a martedì 30 giugno 2020. Il portavoce di Fuseria ha fatto notare l'entusiasmo dei tifosi. Luca Martellos, uno dei migliori talenti del club. Beh, è sempre bene vincolare i giocatori del suo calibro. Non vedevo di giocare. Ho gestito personalmente il contratto. Fammi vedere sto Luca Martello. Bello. Sti cazzi, questo è fenomeno. Tacci tua, tacci. Madonna, ma che cacchio è? Ala, ma a me serviva l'ala destra. Oltretutto. Quindi avete deciso voi, fate tutto voi. No, io non faccio contatto a nessuno, mi dispiace, arrivederci. Ma ci sono andato a vedere, l'ho visto 700 volte, in Under 20 non l'ho mai preso perché non era a caso, arriva lui, boh, lo piglia. Bravo, mister, fallo giocare. No, non l'ho preso finora. Leader Pazzini, vedi, questo Pazzini io non lo posso vendere perché è leader, se no succede un disastro. Giocatori molto influenti, Munari, penso che non abbia mai giocato. Allora, Foggia Cosenza. Vabbè, non mi riguarda perché sono in basso. Rapporto prestiti, sì, guarda il Verona, i prestiti del Verona. Cioè, ma te sei fuori di testa. Noi stiamo con una squadra di cacca, va bene? E perché? Perché ha prestato mezzo mondo agli altri. Questo è totalmente scemo, poi dice i dirigenti. I dirigenti sono gli analfabeti del calcio. Porca. Ora, ma ti sembra di non avere nessuno in squadra? Perdere perché non abbiamo nessuno in squadra. E abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Una trentina di giocatori in prestito e noi siamo a boccheggiare. Ragazzi, vabbè. Se li avevo io, qualcuno me lo tenevo, qualcuno lo scartavo, qualcuno lo vendevo, chiappavo qualche soldino, al mercato riprendevo qualcun altro ancora migliore, rattoppavo qualche buchetto qua e là, ci mettevo i migliori, si faceva una bella squadra, no? Ma che? Analfabeti. Chi è? È Cuba? Io non so manco chi sei, Cuba. È Cuba. Ma chi t'ha mai visto? Ragazzi, poi fanno due allenamenti al giorno. Oh, 18 anni. E 18 anni, ragazzi, spaccavo il mondo, spaccavo veramente. Giocavo, facevo una. Io giocavo a pallacanestro, facevo delle partite da 5 ore. E poi andavo a casa che dovevo andare a casa, che se no ci andavo neanche, continuavo a giocare. Questi fanno una mezza allenamento e sono morti. Casa voi. Sì, contro il Perù, vai a giocare col Perù, vai. Gioca col Perù e non tornare mai più.
Allora, fatemi vedere le condizioni fisiche di questi, perché questi con due allenamenti al giorno, tutti questi, io questi non li devo fare più niente. Questi sono in continuazione senza forma fisica. Rupta, 30 giocatori in prestito. Secondo me i dirigenti hanno detto: troviamo uno scemo che impazzisce per cercare di... Meno male che ho mirato in basso, sono stato furbo. Vedete, dirigenze, guarda, garantisco la metà classifica e i quarti di finale. E già quarti di finale, ciao, vedete. Però a metà classifica penso sia fattibile. Per fortuna non ho puntato in alto. Meno male. L'ho già rovinato. 17 giocatori, certo. E noi con che giochiamo? Un po' i fantoccini del calcio balilla, là. Col subbuteo giochiamo. Ci mettiamo quelli del subbuteo. La spintina gliela do io. Verona under 18, Atalanta under 18. Che avevamo fatto? L'avevo persa? Dai, Salernitana, ma... Era la Salernitana l'incontro? Scusi. Dove... Sì. Vediamo, eh. Senior, Giacobbe Senior, vai, vai. Fatti male, fai finta di fatti male così non giochi. Dai, casina tua. E sta ragazzi l'ho vinta per forza. Torre, Abdullu, Abdullaye, e voglio dire che... Mandate, mi dai soddisfazione, Abdullaye. Quando ti alleni? Quando giochi no. Berardi. Mamma mia. Abbastanza buono. C'è gli standard bar. Oh, Bulla, Alessandro, Bernardi qua, Berardi. Lasciamo perdere, vai. Lasciamo perdere, mi comprenda. Ma io ti pago, non ti devo comprendere. Se vuole comprare la comprensione, vai da mamma e ti dà la comprensione. Dato che qui prendi milioni, ma milioni no, se no non saresti qua. Prendi le lire, prendi le, ti depagheremo in lire, non volete manco l'euro. Allora, io voglio giocare. Allora, Benevento Cittadella, Brescia Padova, Cremonese Spezia, Perugia La Foggia. Ah, signorine Focce. Allora, che cosa vuole? No, partite dire per la diretta TV, quindi 18.000. 18.000 ci fa. Da 18 milioni. Andare a vedere con l'Atalanta che ci... A parte Venezia, non so io, avevo capito che ero io, no. Allora, Benevento, Cittadella 0-1. E quindi la Cittadella, ma ancora più su Brescia, Padova 0-0. Oh, ma non hanno, hanno già giocato? Sì. Cremonese, Spezia 2-1. Quindi la Cittadella ha vinto, ma il Brescia sta perdendo colpi, cari miei. Il Brescia sta perdendo colpi. Quindi se continua così la Cittadella ha vinto e il Brescia ha perso, mi sembra, c'era scritto. E noi se vinciamo andiamo a 15. Speriamo, se la perdiamo 0-0. Ecco qua, basta, va andare in sommario. Quindi
La cittadella ha vinto, mannaggia. È andata seconda, pari Brescia. Andrea ci rompe il Perugia, ci rompe un boss, siamo sei, vabbè, sesti con una partita meno, eh. Non ci spaventiamo, eh. Se perdesse il Perugia, io quasi quasi lo vorrei vedere. Posso vederla? Ah, già giocata? Alle 18? 18:45, eh? Siamo ancora in tempo, eh? No? No, comunque ha pareggiato allora. Ma si vede che hanno fatto 45 minuti invece che 90, ce la fa. Quindi ha pareggiato. Va bene. E tutto sta a noi adesso. Diciamo che gli altri hanno fatto quello che dovevano fare, pareggiare o perdere. Quindi va bene. Crotone, Pescara, va bene, questi facciano come gli pare, non mi interessa. A che ora con la Salernitana? Crotone, Ascoli 2-2, Pescara, Carpi 0-0. Carpi, no, il Carpi invece ci interessa perché è sopra di noi. Carpi che ha fatto pari, pareggiato. Quindi ragazzi, stanno pareggiando un po' tutti a quanto pare, quindi noi dobbiamo vincerla. Quindi siamo sesti, da quarti siamo scesi a sesto posto, al sesto posto, ma ci abbiamo una partita meno. Però anche secondo loro il Perugia e il Carpi che ha giocato ora c'è una partita meno, questo non la capisco. Perché loro devono sempre essere in vantaggio in una partita? Hanno pagato, gli fanno fare una partita di più. Prudente, lui è sempre prudente, sempre prudente, io non lo metto mai prudente. Attendista. Siamo più forti sulla fascia destra. Siamo forti sulla fascia destra. Che formazione usa? Allora, Carretta ammette che Caraccio potrebbe dare una mano. Ma Carretta ha risposto a diverse domande riguardo al fattore di Antonio Caraccio. No. Nel corso della conferenza stampa prepartita, leggevo preparato, prepartita alla Sverona e Salernitana nella Serie B. La squadra sta lavorando per chiudere il campionato, una posizione di tutto rispetto. Mario Carretta, allenatore in seconda, ha messo a parte la conferenza di stampa di Chiamati Massima. Vorrei anche rispondere delle volte. Vabbè, poi risposta diplomatica, non mi interessa, io rispondevo in maniera diversa. Fino a seconda. Allora, io vorrei sapere però, posso sapere la formazione dei loro signori, da Salernitana? Verona attualmente 4 punti dietro al capoclassifica Brescia. Dai pretendente alla promozione, non mi voglio promuovere, però. A fare a meno di Bianchetti, che non so manco chi è, va bene. Però io vorrei sapere la formazione che usano loro, perché a seconda di quello che usano loro me lo dirà poi, me lo dirà dopo, a fine partita, molto probabilmente. Joel Bambungo infortunato. Ma chi sei? Ma leva. Questa arriva, me l'hanno fatto prendere per forza, ma bumboli. E poi si infortuna anche. Allora, lato sinistro del campo sono deboli, però vorrei sapere la formazione loro. Non si può. Vabbè. A lui la Ribi è andata a fare un viaggetto, andata a fare le ferie perché il poverino non ce la faceva. Allora, familiarità è bella alta. Però noi, io vorrei fare positiva,
4-4-2 con, però la Rivi se n'è andato, Anders sarà già dentro, no, allora alla che pressa di supporto, possiamo fare uno scambio, no no no, muoiono, muoiono tutti e due, poi Anderson facciamo fare di supporto pure lui, io voglio che attaccano ragazzi, tutti in supporto, però Matos, vediamo un po' se Matos qua, però Matos non è che si cava tanto bene, destra sinistra non ti cambia, perché Matos in questa posizione lui non fa molto, ho provato la volta scorsa, lo fa molto, anche Lisard è andato via. Quindi se io invece ti metto qua, no, vediamo un po', perché lui il suo posto sarebbe questo, però questo è il suo proprio, e allora facciamo così, una sola punta. Allora vabbè, facciamo il solito, scusa. Allora proviamo a fare, poi ho paura di subire, di più, sì. E facciamo tiki taka positivo, ok, va a giocare così, e però qua mettiamo il due, no, com'era? Non mi ricordo più, no. Ecco, era così, quindi Zaccagni va al posto di Faraoni, regista retrato, temi giochi in difesa, e Anderson mi fai centrocampista quantità di supporto. No, però arretrato di supporto, qui ci mettiamo qualcuno in grado di fare qualcosa, questi là, questo che è? Convocato nazionale, convocato nazionale, Matos sta già di là, Traoré alla di supporto, io farei invece d'attacco, voglio vedere se Traoré combina qualcosa, perché tanto Carmine gol non li fa neanche se si domini, yeah, ti voglio dare il tuo ruolo preciso, e proviamo positiva o se no anche offensiva, ah possiamo dare anche degli ordini, però un attimo. Allora, come faccio a dare degli ordini? Allora, attaccante che pressa, più pressing. Marca ruolo specifico. Nella mappa, avanti nella mappa appena possibile, muoversi negli spazi. Diretti, standard, passaggi corti, tira di più, siccome tirano un po' troppo io farei tira di meno, passaggi rischiosi, corri meno rischi,
Quindi io l'ho messo d'attacco, ma a correre meno rischi. Invece Matos. Io vorrei che lui meno pressing. Stai più largo. Standard, ok. Vorrei che lui tirasse un po' di più invece, perché lui è più bravo, lui ne ha fatti parecchi gol, quindi di supporto, ma se ti capita tira, quello che voglio dire io. Poi qui ci possiamo mettere Vitale se non c'è già. Vitale, terzino fluidificante automatico. Quindi dovrebbe essere attacco e difesa. Marcatura. Mettiamo una marcatura e una copertura. Facciamo un po' un misto. Supporto. Ok. Direi che per ora va bene così. Un po' sperimentazione questa. Danzi è mediano. Quindi Danzi, se non sbaglio, dovrebbe andare qua. Sì. Quindi potrebbe tornare utile. Tanto lui è Lizard e nazionale. È inutile che stia lì. Poi qualcun altro che non faccia finta di essere infortunato come al solito. Amici, mamma mia, amici, no. Senti, chi mi tocca ad affidarmi? Munari. Secondo me ci sfondano, però. Io spero in Manus. Infatti lui ce la sta bene. Allora, parla la squadra, appassionato, voglio la vittoria. Credo nel vostro valore, credo nel vostro valore. Dai, mi aspetto per tirare sotto la porta. Subito gol, dai, 3-0 subito al primo tempo, finita qua, tutti tranquilli, dai, non stiamo qua tutte le volte a spangerci le palle. Un 4-4-2. Spero che sia.
sarebbe troppo strano. Qui al centro non ci va. Cioè non posso impostare la squadra per un giocatore solo, anche se poi lui che fa sempre quando li fa. Cioè anche che quando non li fa. Terzino sinistro. I Zaccagni mi tocca fare un sacco di cambi. No, niente ragazzi, allora. Annulla. Facciamo solo una cosa. Lasciamo così, però mentalità positiva e controllo del possesso. Andiamo così. E questa sarebbe praticamente un fermo, l'ho detto 20 volte. Thank you.
quindi insistere su colpo di testa. Trentesimo. Cartellino giallo, Minara. Basta uno, voglio vincere tranquillo. No, perché si muove. Primo tempo. Comunque bel gol. Bravo. Critico sempre, però quando non è bravo, parla la squadra. Allora, manager di difesa, ok. Continuate così, le cose vanno bene, ma voglio che fate, cioè potete farvi meglio, difesa. Anche voi potete fare meglio, centrocampo, continuare e attacco. Giustamente, quando fanno qualcosa di fatto bene. Ragazzi, controllo palla e cominciamo occasione. Cosa fa? Cosa applaudi? Perde il pallone e non applaudi. Che cazzo c'è? Ragazzi. Dai, su, su, è nessuna pressione, dai. Voglio un altro gol. Non voglio il pareggio. Intanto vediamo sostituzioni, qualcuno che si sente male, qualcuno che incinta. No. Che succede? No, non lo so. Maurizio. Mi ha tirato tra un po' questo. Sversi, dove vai? Meglio due volte questo fuori gioco, due volte, un'azione stupenda. Dai, 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 dai. Siete creativi, dai. Posso vedere le tattiche? Oh, ce l'hai fatta, eh? Pausa un secondo. Allora, sono tutti in forma partita ancora, comunque, eh?
niente, non li cambierei. Anche di Carmine oggi ha giocato bene. Istruzioni. Stanno provando in tutte le maniere, dai, butta dentro, 2-0, abbiamo vinto, su. Allora, a questo punto tanto mi sa che il gol non lo fanno. Difesa. 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 Andiamo anche in difesa. Difesa. Anzi, Anderson è l'unico da dare supporto. Perché Matos potrebbe fare. Potrebbe fare. Mentalità e dai. Io non voglio vedere. Fallo. Io vorrei continuare ad attaccare fino all'ultimo, però c'ho un po' di paura sinceramente. Insieme. Ok. Oddio, Matos. Vabbè, se la mettiamo così da nulla, non finiamo. Tattiche. Pausa un attimo. Vediamo un po' qualcuno che è stanco. Carmine. Perché non cambio? Perché non ci abbiamo niente. Il cavolo è già dentro. La Ragusa dov'è? E mettiamo la Ragusa. E cambiamo. Zaccagni. Non c'è lì. Ma adesso non. Anderson. Scusa, lui cosa fa? Dov'è? Difensore centrale, Milano centrocampista centrale. Ma allora se il centrocampista centrale dovrebbe essere il tuo. Facciamo un po' di cambio. Cosa scivoli? Thank you.
girato. Quantesimo. Dai, in 3 minuti. In 3 minuti non siamo a FIFA. 3 minuti finita, no? 3 minuti, che cosa fai in 3 minuti? Neanche ti petti in 3 minuti. Svolto il computer, io ho sfidato. Va bene, io direi che bravi, però dobbiamo migliorare. Ragazzi, abbiamo giocato bene, abbiamo giocato bene, e attacco. Mi sono contraddetto, tutti demotivati. Cioè, si può fare di più, però avete giocato bene, però si può fare anche di più fondamentalmente. Allora, l'atmosfera sfogliatoio è un po' calata perché non hanno capito bene il concetto. Va bene, quindi se noi andiamo a vedere, mettiamo un po' di musichetta, se noi andiamo a vedere competizioni, ma scusa, non dovevamo essere secondi? Siamo qua, siamo tornati quarti. A pari merito col Perugia, poi il Carpi a 13. Ah, 6 secondi no, eh. Poi il prossimo abbiamo la Spezia, che avevamo visto che la Spezia è abbastanza in basso, sì, quindi dovrebbe essere vinta, però non è che mi fido tanto, non è che mi fido tanto. Ok, quindi la Spezia fra quanto c'è? Il 20 ottobre 9, c'è un bel po' di tempo pure, quindi allenamento, vediamo un po', 13, quanti ne abbiamo oggi? 9. Allora, fisico, movimenti. Sul fisico vorrei fare di nuovo calci piazzati, colpi di testa, angoli offensivi, anzi angoli offensivi, perché se ne fa parecchi d'angoli. Colpi di testa, poi movimento, difesa, attacco, possesso, tattica, movimento, parale. Io invece che movimento finalizzazione. Anche per occasione, comunque facciamo questo. Fisico è invece che un movimento attacco senza palla, tutta difesa. Poi ci vuole anche un po' di riposo. Rafforzamento legami. Curriculare, che comunque si riposano. Abilitazione, vediamo poi come sono verso qua, altrimenti quindi facciamo una riabilitazione, se si possa, se si può fare. Quindi per ora abbiamo un bel po' di giorni comunque tra una partita e l'altra.
Brescia under 20 contro la Spalla under 18. Allora, vabbè, qui Africa 6 in arrivo. Me la fai vedere la formazione. Grazie. Bianchetti e Munari, va bene, Mesi. Allora, Alto Munari, Marrone. Vabbè, ma se sono infortunati non si allenano mica, no? Giocatore del Verona scelto nella squadra della settimana. Allora, come richiesto, ho compilato il rapporto dello sviluppo dei giocatori. Di seguito forniscono il riepilogo dei miei consigli. Molto buono, ma chi? John Bungo, giocatore chiave, potrebbe diventare più bravo di Carmine, capirai? Beh, lasciamo bene, va. Sì. Difesa, possesso. Un giorno quanta roba succede nel mondo. Con la Spezia, ragazzi, si dovrebbe vincere, però delle volte le partite più che sembrano più semplici poi alla fine ne abbiamo. Zero di prima non è che mi è piaciuto, cioè va bene, però ok. Osservatore, chi mi proponete? Ah, 2 milioni e 3, certo, qua le ho qua. Guarda, c'ho qualche spicciolo, se ti va bene, 50 centesimi. Se poi la possiamo anche pigliare. Ma io lo osservo pure, non è che mi fa schifo. Il problema è che osservare, ma io approvo tutti, mi vanno bene tutti, non c'è soldi per pigliarli. Beh, giocatori coinvolti nel mondiale. Sì, va bene, fate come vi pare. Marco Oxa. Bello, bello, tutto in calo, bello. Che fa, venire noi? Cioè, non ho capito. Lo staff medico dell'Arzignano Valchiampo ha invitato al Verona detta dell'infortunio di Marco Oxa. Attualmente in prestito, e che me frega a me. Cioè, quando si rompono ce li danno a noi? Non ci stacca di niente, questi si rotti ce li danno a noi altri. Che siamo? Al deposito? Ma dammo veramente, ma famo davvero così ride. Ci credo. Oh, ma è una giornata finita! Colombatto, ha fatto un allenamento di molta soddisfazione, anche se non fa mai un gol. Ragusa, chi cacchio sei? Mi stai deludendo. Allora, salvataggio in corso. Vediamo oggi quanti, io penso oggi in tre partite le facciamo, ragazzi. Anche perché poi vorrei arrivare al secondo obiettivo che ci avevamo prefissato. Ma
quarto girone. E così almeno una e fateci il pensiero. Non capisco perché il Brescia c'ha l'Under 20 e la Spal c'ha l'Under 18. Dovrebbe essere Under 20 contro Under 20, no? La Spal Under 18 distrugge la Spal. No. Il Verona Under 18 distrugge la Spal Under 18. Però. Madrenzi. Ah, ma qui c'è la classifica anche dell'Under. Ma non la seguo minimamente, ma veramente. Non sapevo che c'era un girone anche per l'Under. Quando la vince, cosa si fa? Vabbè, io non me ne sto occupando, ragazzi, perché c'è già la prima squadra che è veramente un casino. Sappiate che questo è il mio primo football manager, quindi. Allora, io vorrei sapere, passato il 14 di ottobre, vorrei sapere come stanno i giocatori, anzi dopo il rafforzamento legale, vorrei sapere. Che se sono cotti diminuiscono almeno di un giorno. Convocazione va bene, convocato di nuovo, vai vai, vai vai. Poi se togli qualcuno che ti compra, può anche non tornare. Allora. Anderson pure, Kumbulla, Trupp, tutte, dati gli spazi. Allora, forma partita, va bene, a parte questi impanchinari che non capisco perché sono sempre bassi, sono abbastanza bene. La Spezia, questa squadra è lacunosa nei cross e nella finalizzazione, meno male. Quindi se è lacunosa nei cross, noi bisognerebbe invece che fare il tiki-taka, bisognerebbe prendere una strategia dove usiamo molto il cross. Lanci lunghi bisognerebbe fare cross. Però loro non ci sono abituati, i miei non ci sono abituati. Perché se noi invece che fare il tiki-taka o il possesso palla, palla lunga. Che cambiando le cose si faccia casino, hai capito? Perché ora l'ho abituato al tiki-taka, che palle lunghe non l'ho mai fatto e non vorrei che facessero casino. Vabbè, tanto c'è un'altra riabilitazione, quindi ok. Vale, qui ci sono gli altri competizioni. Io volevo sapere quando c'era quello con l'entella. L'entella c'è tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quarto turno di qualificazione, si è detto girone. 7 partite, ahia. Visto un altro paio di live prima. In media facciamo 2-3 partite a live. Carlo affida il proprio futuro al Palermo, bravo Carlo. Ho redatto report con i giocatori in tutti. Anderson è in forma eccellente per il suo paese, va bene. Il suo paese è bravo, qua fa casino.
Gerbo al Foggia 625, ma per me sarebbe buono anche questo. Non è che sarebbe male, però no, non c'è soldi, siamo sempre lì. Io provo tutte le volte, ma non abbiamo i soldi. Trupta, come non dovrebbe essere essere? Certo che deve essere assolutamente. Perché non dovrebbe essere assolutamente? Dato che non ha sviluppato tutto il suo potenziale, ragazzi, ma se noi aspettiamo che la gente sviluppi il potenziale, non ce la facciamo quest'anno. Va bene, under 20 io non lo seguo, ritorno a dire, e under 18 nemmeno, perché già. Allora, togli Di Gaudio, lo tolgo dai battitori. L'ho messo di Claudio. Non c'è niente di Claudio. Sta un panchinaro? Sta a fa. Vabbè, te non ti preoccupare. Poi gioca sulla destra, siamo più forti. Difendi più largo. Siamo forti sulle fasce. Corto, 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 tutti a corto di forma partita. Bene, mi fa piacere. La partita tra Serie B, La Spezia e la Sciabarona, si pensa che l'affluenza sia di 8.900 spettatori. Balcovec è morto. Fisioterapia, ma infiltrazione, perché poi lo sfondiamo con l'infiltrazione. Non sente il dolore, ma poi stioppa. Ma Cambulla, Mascia Cambulla. Bravo, bravo. Allora. Sì, dovrebbe vincere, ragazzi. Il problema è che è tutta un'incognita. Cioè, anche la partita precedente avrei voluto vincere almeno 2-0. Che con 1-0, la volta che ti va bene, c'è la volta che ti va male. Invece vorrei avere un minimo di sicurezza da dire, ecco, ci sono due o tre squadre che mi battono anche sicuramente, ma tutto il resto me la cavo. Allora, vediamo un po'. Bisogna decidere cosa fare. Mentalità prudente, no. Fare mentalità positiva. Io penso di essere superiore. Però loro sono deboli ai cross. Quindi bisognerebbe usare questa. Aggiustamenti diretti, ritmo di gioco più alto, c'è anche più familiarità, mai. Stretta, abbastanza larga, larga, loro hanno più familiarità con abbastanza larga. Ampiezza larga, così giochiamo sulle fasce. Non in possesso. Ah, non in possesso anche standard. O potrei fare una roba del genere. Il problema è che io la palla lunga non l'ho mai giocata. Non vorrei che loro facessero casino. Proviamo.
proviamo. Che cosa vi devo dire? Si prova. Limite. Limite, se vedo che va male modifichiamo. Quindi Di Carmine ha giocato bene, lo lasciamo. Matos. Supporto. Matos, vediamo se è forte d'attacco poi, eh. Anderson. Supporto. Supporto. Saccagni invece fai difensivo. Vitale automatico. Automatico. Difesa. Difesa. Ok, proviamo così, ragazzi. Se non va al limite proviamo tiki-taka offensivo, o se no controllo del possesso offensivo. Intensità è un pochino più alta del normale, però no, la sperimentiamo, perché loro ho letto che sono deboli ai cross, quindi grossi cambi quando li faccio, perché tanto non ho grosse possibilità di cambio. Ecco, magari Elisalde ce lo mettiamo. Caribi, che okay, posto suo e basta, anche perché i giocatori sono questi, quindi la minestra è una e va magnata. Secondo me fanno casino con i cross lunghi, perché non sono abituati e non sono neanche tanto allenati. Però va bene, al limite cambieremo Ascoli contro il Benevento, il Carpi contro la Cremonese, Cittadella contro il Cosenza, poi Foggia e Livorno, Lecce Palermo, Salernitana Brescia. Secondo me qui Venezia Perugia, Padova Crotone. Secondo me qui a sto giro pareggiano un po'. Andiamo. Sì, ho già ragazzi, dobbiamo vincere energico, no, senza problemi, non lo dire mai. Se sfumete il gioco la possiamo, ma non rilassato, non si fa una passeggiata, la passeggiata si fa. Credo ciecamente alle vostre capacità e butta la palla in rete. Carmine, lo stile pieno? Bravo,
Cosa fai, Marcos? Cosa hai fatto? C'è la testa a banana questo. Matos era quello che faceva più gol di tutti. Allora, già che il partito non fa più niente. Tiri a 2 0 a 0 non va bene, tattica offensiva, che
tanta differenza, però. Dai.
Non becchi neanche lo specchio della porta. Oh. Al 20° colpo di testa sotto il portiere. Ringraziamo il Signore che abbiamo fatto questi gol, un gol oggi. Loro vogliono solo sentire cose positive quando si vince. Il discorso è quello: se te dici sì, abbiamo vinto, ma non avete giocato bene, non gli torna. Ritorna al discorso. Purtroppo delle volte si vince anche non giocando bene. Perché avete fatto 20.000 tiri di testa sotto al portiere e ne avete messa una. E avete sprecato un sacco di tiri a vuoto. Non è giocato bene. Però allora ritorna. Dice, qua abbiamo vinto. Vinci non vuol dire giocare bene. Quindi, ok, vediamo un attimo il calendario. Allora, per il momento ne abbiamo persa una sola, che non è male. Abbiamo vinto 1-0 con la Salernitana, 1-0 con la Spezia. Mo c'è il Carpi, che il Carpi però sta sotto di noi. Però c'è ancora una partita. Abbiamo superato il Brescia. Il Brescia era primo in classifica. È sceso di botto. È sceso di botto. E non è nemmeno una partita sotto. È sceso di botto. Il Perugia è una partita sotto. Era prima in classifica. Ho detto sicuramente vincerà il campionato. E invece comincerà a perderle di brutto.
due pareggi, due sconfitte. Noi abbiamo 5 vittorie, quindi come il Brescia addirittura, e l'abbiamo fatta ora le ultime due. 3 pareggi e una sconfitta. Non è male. La Cittadella 6 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Quindi sembra che la Cittadella stia prendendo il volo. Il Perugia gli va dietro, ci vorrebbe un bel Cittadella Perugia e io mi infilo nel mezzo. Ma terzo va bene, però deve giocare il Carpi. 14, 15, 16, 17, però anche se vince va sotto pure la Cremonese, quindi non mi superano, vanno fuori meglio col Brescia, si vincono. Però per il giocatore che abbiamo già è un miracolo, così un vero miracolo. Però io ho paura che ti va bene una volta, ti va bene due, ti va bene tre, ti va bene quattro, poi quando i nodi vengono al pettine e il pettine si è rotto, è un casino. Vabbè, Perugia, che era sopra di noi, Perugia naturalmente ha vinto. Vabbè, col Venezia ci vince praticamente chiunque. Brescia, perché il Brescia sta facendo un sacco di pareggi praticamente. Quindi vabbè, il Perugia aveva la partita facile. Crotone, Padova non mi interessano, mi interesserebbe la Cittadella. Cittadella già giocato? Sì, 1-0 col Cosenza. Quindi niente. Hanno vinto quelli che speravo perdessero, però va bene così. Allora, vittoria del Verona grazie alla brillante prestazione di Traone. Bene. Purtroppo il nostro capocannoniere non sta facendo più niente. Il nostro Matos. Ma è già 3 partite che si è sgonfiato. Carretta spera che Baldor continui a crescere. L'epilogo della Serie B. Uno spettacolo migliore si è visto all'Albert Piccolo, una folla di 9.000 spettatori più spiccioli hanno assistito alla vittoria per 1-0 del Verona contro la Spezia. Nel corso della gara Abdoulaye Traoré ha segnato con un preciso colpo di testa a distanza ravvicinata, sì, dopo 720.000 colpi di testa. Il momento pesantante della partita è morto. Il momento pesantante della partita è stato prima la prima rete di Traoré con la maglia del Verona, sì, infatti è stato il primo. Ok, va bene, comunque io ringrazio Traoré, quindi la posizione gliela lascio. Ah, subito? No, scusate, come subito? Chiudi, un attimo, aspetta! Perché subito? Col Carpi, aiuto! Dov'è il Carpi? È dietro di noi, in coda. Quindi se noi la perdiamo va a 17, quindi non ci supera, ma ci superano gli altri, però ci supera il Brescia fondamentalmente, che tutti gli altri sono a 14. Quindi se va male, se noi perdiamo e il Brescia vince, andiamo quarti, che ci sta. Ci può anche stare per la squadra che abbiamo. Il Carpi ha fatto 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Quindi ha fatto un pareggio in più di noi. E anche una sconfitta in più, però. No, ha fatto un pareggio in meno di noi, ma una sconfitta in più. Tutto lì. Questa. E vorrei anche cambiare tattica, perché sta tattica qua, benché si usa sempre, non mi è piaciuta. Allora, sono dominanti sulle palle alte. Ok, questa squadra è lacunosa nei dribbling e lacunosa nei colpi di testa. Beh, come noi. È venuta nel club. E
spero di vincerla, ragazzi, perché mi confermerei la posizione, non sarebbe poco. Allora, nel programma di allenamento c'è la partita, cosa mi alleno? Va bene, qui tutta la cosa del mondo. Il Verona è favorito contro il Carpi. Ma nei forti dubbi. Miglioramenti, va bene, istruzioni. Siamo più forti sulla destra, lo so. Giocare più larghi, giocate la palla negli spazi. Un pochino più larghi possiamo anche giocare. Manca forma partita, seriamente accorto, Ampedur e Trupta. Tutti, ragazzi, cosa devo fare? C'ho solo quelli. Non ci metto nessuno? Ci metto un manichino di legno? Volete voi? Lo fa. Ci metto una busta di plastica? Magari fa anche gol. Prandelli vuole più da Matos. Beh, in effetti ultimamente non sta facendo un granché. Chi è questo? Ma noi diamo tutti in quelli bravi, noi li diamo in prestito. Cosa vuoi? Non ho letto. Cosa vuoi? Che vedrà lo scontro Verona e Carpi. Va bene, non mi frega. Alla luce dell'interesse di Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese, all'acquisto di Antonio Caracciolo, quali sono le sensazioni a caldo riguardo alla situazione? Chi è sto Caracciolo? Da vedere, perché chi è sto Caracciolo? Scusi, no? Non gioca, c'era, o l'abbiamo dato in prestito? Eh sì, Caracciolo, perché noi tutti quelli bellini li diamo in prestito. 1,9, 28 anni, ma se mi dai i soldi. Non registrato. Se mi dai soldi io te lo do pure, ma che me frega. Tanto. Allora, dov'è? Ampedur infortunato. Bene! Sono contento, che bella notizia. Sempre notizie belle. Bianchetti, Mauri. Ci metterò a manichini. Ma dov'è che volevo rispondere? Sì, ma non. A lui, sì, ho capito che. Credo proprio che a Selle e io ne parleremo, benché non sia l'ideale, non voglio escludere niente in questa fase. Beh, sì. E poi fatti pure una frittata di cipolla con un pizzico di cavoli tua. Va bene? Bisogna essere sempre gentili con questa gente. Va bene. Certo, questo vuole comprare il giocatore quando ci abbiamo la partita, eh? Allora, io qua cambierei formazione, perché sta qua. Ampedur, Munari. Ok, allora andiamo. Benevento Padova, Brescia Spezia, vincerà il Brescia. Cosenza Ascoli, Cremonese Pescara, Crotone Salernitana, Livorno Venezia, Palermo Foggia, Perugia Cittadella, Verona Carpi. Quindi Perugia e Cittadella si scontrano, che è ottimo per me. Quindi se noi dovessimo vincere e una delle due perde, o pareggiano o perdono. Se noi vinciamo,
andiamo secondi sicuramente, perché o pareggiano o perdono. Quindi questa è l'occasione di fare quel passettino avanti che serve. Poi a me non mi interessa, io il mio obiettivo è a metà classifica. Quindi, però dato che ci siamo, oh, non mica c'è sputo sopra. Allora, io voglio fare controllo del possesso, positiva, ritmo di gioco standard, perdita di tempo mai, ampiezza attacco abbastanza largo mi va bene, quindi il fuori gioco non lo farei, ampiezza ma non la vorrei fare troppo larga, però ma facciamo larga, dai, proviamo larga. Ok, positiva va bene, no scusi, no, volevo ritornare a, ecco, allora di Carmine va bene, trovare confermato Matos. Un dubbio, non è che Matos sta meglio dalla parte di là, per quello che non fa niente. Destra, punta destra. No. Allora, supporto, supporto. Io ti metterei difesa, automatico, automatico, difesa. Perfetto così. Io lascerei tutto così. Ok, tutta, tutta gente. Il cinese qua, che vogliamo fare? Lo mettiamo in, come scorrotto di scorta? Beh, vediamo cosa combini, eh. Avrà squalificato la prossima munizione. Aio. Anderson. Allora. Vorrei parlare con Anderson. Allora, Anderson. Passaggi rischiosi, no, contra, fai meno, non li fare proprio, non li fare proprio, non li fare proprio, i contrasti duri. Ok, poi Matos. Io vorrei che te tira di meno. Ok. Tira di meno, che quello mi interessa. E Traoré, io non lo toccherei proprio Traoré, dato che ha fatto bene. Vorrei che va bene così. Solo Matos tira un po' meno e Carmine va bene così, dai. Questa è la partita decisiva, se la vinciamo si va a secondi. E sarebbe buono, perché poi, o se poi va anche qualcosa male durante il campionato, se siamo secondi e scendiamo anche due, tre posizioni, va bene. Se siamo a metà e scendiamo, è un casino. Allora, eh,
Dimostrate, dimostrate, dai, dimostrate, su. Fratelli d'Italia, Italia su destra, andiamo, andiamo, su, su. Dai che gli altri. Si mette il pallone così, come se... non c'è la chiappa una gallina, eh. Tutte le volte, tutte le sante volte ti fai ammonire, poi ti buttano fuori. Ma se sei diventato un sacco di tempo. Dei falli, detta così è brutto, ma no, niente fa, dai tra me. Questi duri, ma adesso taccioni tuo, taccioni, non tacci, taccioni tuo, dai, Vitale, non tirare, ecco, perché mi ha detto che mi si deve tirare, e questo Vitale, quanto c'hai in tiro? In cross 15, ma no, finalizzazione 8. Vitale, anche te non devi tirare, tiro di meno, va bene, cioè un bel cross, bel cross, che non vuol dire tirare. Scienza. Okay.
Guarda Gnoa. Costanzo fa. Che cazzo? Di supporto, perché di supporto si mette di supporto. Offensiva dai
Dovete sfondare. Quando non ci sfondano. Tutte le funzioni che devono tirare. Brescia ha vinto la Spezia, perché? Possiamo. Koulibaly.
poi chi è cotto? Allora qui siamo, abbiamo messo bene, l'abbiamo pronto adesso, vitale, io ci metterei niente, che ci metto? Non si mette niente. Non so, stiamo così. È fuori! Oh! Oh! Ma che cazzo di gol! Ma che si sta guardando? No, abbiamo perso, pareggiato una partita con due rigori. Come cazzo si fa? Aggressivo, fate schifo. Fate cacare, fate schifo, fate cacare e fate schifo. Pezzini sfiduciati, poverino, che tu hai le caramelle. Vai, cacare, vai. Ma ragazzi, cioè, che figura, due rigori in una partita e non abbiamo vinto. Se poteva essere 19, 20 e 21. Se poteva essere pari merito col Perugia.
E invece siamo dei cretini. Poi Perugia cosa ha fatto? Perugia 4-1. Perugia è una squadra, mica noi. E Cittadella, giustamente, Cittadella. Ah, no, era Perugia Cittadella. Quindi ci ha fatto anche un regalo, cioè è vero. E quindi aumentano i pareggi a 4. Non posso più quelli che abbiamo pareggiato che quelli che abbiamo vinto, ragazzi. Cioè sconfitte 0 il Perugia. Ma ti rendi conto? Sconfitte 0. Noi siamo i secondi però. Con una sconfitta. Ragazzi, con 2 rigori in una partita. Una umiliazione questa. È un'umiliazione. Verona record di imbattibilità in Serie B, 5 partite dopo il 2-2. Ma non me ne frega niente. Questa andava vinta. Questa andava vinta, ragazzi. Cioè ti danno 2 rigori in una partita e te la pareggi? Io rimango senza parole. Poi cosa devo dire? Anche bravi? Vi caccio tutti fuori a calci, guarda un po'. Non si può perdere una partita come questa. Ma proprio non esiste. Non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Questa cosa mi dà parecchio fastidio perché. Cioè questa era persa praticamente. Se non ci davano due rigori era stra persa. Era persa 2-0. Praticamente. È come se l'avessimo persa. Va bene ragazzi, io comunque direi che per il momento è tutto. E abbiamo prossima volta il Pescara, che il Pescara mi sembra abbastanza in basso. Sì, vabbè, il Pescara dovrebbe essere vinta, dovrebbe essere vinta, quindi Pescara dovrebbe essere vinta. Cremonese è insomma non è che ce la manda tanto facile con la Cremonese. E poi Cremonese, Brescia la perderemo molto probabilmente, e Crotone è in basso, se non mi sbaglio, sì. Quindi 2 partite facili, una difficilotta e una media. Vedremo. Però questa dovevamo vincere, sono 2 rigori. Quando è che succede che ci danno 2 rigori? Mai. È che bisognerebbe cambiare tutta la squadra. Su quello il discorso è quello, semplice. Che bisogna cambiare tutta la squadra. Poi puoi fare l'allenamento che vuoi, ma se non c'è il cavallo da corsa non corri. Hai capito? Il problema è quello. Non ce n'è altri. La volta a fare allenamenti e poi si rompono ogni 3 secondi, che si fa sempre un po' di cristallo. Allora, anzi, fammi vedere gli allenamenti. Quando c'è la prossima partita? 3 giorni. Cosa gli fai in 3 giorni? Io farei attacco e calcio piazzati. Colpi di testa. E poi attacco. Va bene. Va bene ragazzi, arriviamo con i giorni, tanto ci arriviamo subito.
ragazzi. È proprio non ci siamo. Due rigori in una partita, quando mai risuccede? Mai. È la prima volta che vedo una roba del genere. Doveva finire 3-0, ha finita la partita. Marco Carretta ha affrontato un certo numero di domande riguardo alle reazioni quando incontra le prestazioni dei giocatori. 2-2 col Verona. L'autocompiacimento possa diventare un problema. Che vuole autocompiacimento di che? Possesso 56, tiri in porta 6, loro 6. Due reti, ma di punizione di rigore, scusa, ma quelli non contano neanche. Il Verona Under 20 perde in Coppa Primavera, secondo turno. Bene, bravo. Fa piacere. Lacunosa nel dribbling, lacunosa nella finalizzazione. Meno male. Come noi. Palo palo. Rocca si fa male all'allenamento, saluti e baci, Rocca. Poi, analisi prepartita Pescara. Sinistra 35, 135, quindi sono equivalenti. Oh, prezzo molto attraente. Quanto? Costa 1,3, ci danno... Beh... Ma io te lo darei volentieri. Nel piccolo consiglio sui trasferimenti. Ah, è un consiglio a quanto vendono a 2 milioni? Va bene. Se fossero interessati. Poi sarà anche buono, eh. Però non c'ho tempo io. Bisogna adesso, bisogna ora al prossimo... al prossimo mercato di comprare qualcosa di buono, avere i soldi e comprare. Metti come questi bisogna solo mettersi con vedere ciò che sta facendo il Verona in B. Sembra che non possiamo perdere, ma stai zitto! Il problema di questo momento di imbattibilità è che posso già prevedere cosa succede quando poi perderemo, che mai ti si incazza come una iena. No, a parte no. Cioè, il discorso è questo, se la squadra è più forte si perde, non mi incavolo. Ci sta, è normale. Tipo, se prendiamo con il Brescia secondo me è più forte. Ok, se pareggiamo con il Brescia va bene. Sono contento, ma non possiamo pareggiare una partita dopo due rigori. Dopo due rigori e due gol fatti. Non la puoi pareggiare. Che da imbecille. E l'abbiamo buttata via sul finale, non ci credo. Che lo dici? Almeno con questa squadra qua vogliamo vincere facile. Pare che Pillon non veda l'ora di incontrare Rizalde, suo ex giocatore. Che opinione hai in merito? Sì, non me ne può fregare di meno, io voglio vincere e basta. Ok, e era qua.
mangia Lecce 2-2. Vabbè, ma a me nel Foggia e nel Lecce mi interessano. Però comunque sempre. No, a parte che il Lecce non è così lontano, 4 punti, quindi il pareggio è buono. È buono, è buono. Così si piano punto. Cambulla, bravo Cambulla. Bravo Cambulla. Bravo Cambulla. Ma di te non ce n'è più. Allora. Magari ragazzi facciamo questa e poi facciamo l'ultima partita alla questa, perché non posso andare via con l'amaro in bocca così. Ci vuole una vincita. Giovanni Minari. Stia, stia. Allora, Ascoli Perugia. Carpi Brescia. Cittadella Livorno. Sto giro non perdono. Non la perdono e non la pareggiano, mi fa l'idea. Ok, io la formazione non so cosa mettere, perché mentalità offensiva sicuramente. Però voglio mettere a questo punto, dato che non ha funzionato. Se non funziona anche questo, metto il 4-4-2. Però non ho giocatori molto buoni per mettere il 4-4-2. Mettiamo abbastanza stretta. Passaggi più corti. Ma dribbla, dato che loro nel dribbling non sono buoni. Puoi dribblare un pochino di più. O ti dà fastidio sta cosa? No. Pezza, ok. Più pressing, non esageriamo. E offensiva. Ok, quindi questa è la più familiare che abbiamo. Io lascerei così. Anche perché non posso inventarmi grandi cose, ragazzi. Il problema è base è quello. Non ho gente da mettere per cambiare le cose, le tavole in carta. O le carte in tavola. Però questa... Questa non venimo fuori che non la vinciamo, perché spacco tutto. Appassionato, energico, voglio la vittoria. Guardate qual è il vostro valore. Aspetta che prendete lì e voglio vedere. Stanno lì a bocca aperta con un bambino sciolto. Picchiate se necessario, ma va bene. Vai! Subito! Vai, di Matos! Passa da fare schifo al centro. Zaccagni, brutta cacca semimovente. Difesa, per favore. Ostasofo.
difesa. Terrore. Prova ad attaccare. Matos attacca. Vai. Voglio che attaccare. Voglio vedere i gol. L'attacco non significa tirare a 700 km. Vai Maurizio, corri Maurizio. Dove vai Maurizio? Che fa? Cosa vi devo dire? Ma più di così. Guarda, guarda come fai, guarda, guarda.
passo tutto schifo. Ma cosa dico, domanda di più, cosa cambia? 7 tiri a 2. 7 tiri a 2. Perché si imbeccano manco lo specchio della porta? Su. Cosca me. Bravi. No, no, ma vedi che siete bravi. Dai, no, vedi che siete bravi. Andate a cacare, vai, lo posso dire, andate a cacare. Allora, tanto che stiamo perdendo, allora io voglio fare offensiva, non me ne frega niente, voglio fare offensiva, tanto perdere 1-0, perdere 3-0. Voglio che mettete quel cavolo di pallone dentro la rete. Come cavolo ve lo devo dire? Pazzini, un altro rintronato. Teorea ha fatto un gol nella sua vita. Ha finito. Abusi. Attaccante esterno. Ala. Attacco. Matos ormai morto. Possiamo chiamare anche le pompe funebri, tanto uguale. E non ci abbiamo più da voi, c'è scritto fatti da voi. Con pescare, ragazzi. Con pescare. La passata. Da ridere, che non piangono. Cioè, io me l'aspettavo il tracollo, ragazzi. Non adesso, non con il pescato. Hai tirato il pallone, il portiere era già sul suo palo, però di là.
domanda di più. Spazzino e in ansia non ci andava. Cambieremo tattica perché sta qui non è più bene. Abbiamo fatto qualcosa di prestazione è piaciuta. Anche ok. Fate schifo. Fate schifo. Se non vi va bene andate anche a fare a quel paese. Va bene? Ah, tra due giorni c'è anche la Cremonese. Usciamo da questa partita. Allora, io non voglio leggere i commenti di nessuno. Ah, vittoria facile proprio. Qui ci viene tutti per i fondelli. Vittoria facile. Pescara. Il Pescara, guardate dov'è. È decima perché ha vinto adesso. Se non era anche più giù. Vabbè, siamo terzi, ma se ci vince il Pescara ci può vincere chiunque, perché oh ragazzi, non teniamo botta di cosa.
Non possiamo sempre sperare che gli altri perdino o pareggino. Ovvio no. Invece già pareggiato prima, non è che lo può fare 20 volte al giorno di pareggiare, eh. Comunque ragazzi, è arrivata la seconda sconfitta. Dopo 1, 2, 3, 4, 5 partite che non ricevamo una sconfitta. E poi c'è il Brescia che ci riprenderemo sicuramente, ma a questo punto perderemo con tutti. Comunque va bene ragazzi, partita bruttissima. Io spero che non sia l'inizio della fine, perché sarebbe un macello, anche perché è un pochino prestino per cominciare a perdere tutte. Insomma, preferivo mantenermi alto in classifica per poi quando cominciarle a perderle, perché ovviamente poi alla lunga i giocatori più forti e le squadre più forti hanno la ragione e quelli più deboli perdono, ovvio. Però se io riuscivo a tenermi in alto, poi magari andavo a metà campionato, cominciavo a perdere, andavo a metà classifica, me la cavavo. Così non me la cavo, perché siamo ancora all'inizio. Se comincio a perdere tutte. Lexino, grande Lexino, sei arrivato che sono in chiusura. Lexino, come la va? Ah, grazie Lexino. Peccato che sto a chiudere, perché che ore sono? Le 20:18. Vorrei mangiare. Allora ragazzi, niente, quindi abbiamo fatto due partite, una peggio dell'altra. Speriamo che non sia l'inizio del tracollo, perché io ormai la stagione con il col Verona ce la devo fare, quindi dobbiamo fare il meglio possibile con il peggio, perché abbiamo veramente il peggio qua e non abbiamo neanche soldi per far modifiche, quindi o così o niente. Quindi niente ragazzi, io direi che vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo sempre domani alle 5:30. Poi vi ricordo che il video verrà postato su YouTube alle 2 il giorno dopo, quindi domani. Ringrazio Lexina per essere passato, e ma anche Ostato, quindi lo ringrazio due volte, e ci vediamo domani alle 5:30. Ciao a tutti!